Buongiorno a tutti. Siamo in diretta dal Ministero dell'Istruzione per la presentazione delle ordinanze ministeriali sulla fine dell'anno scolastico in corso e quindi ordinanze su esami di fine ciclo e di valutazione. A presentarle sarà la ministra dell'Istruzione Lucia Azzolina, accanto a lei Agostino Miozzo, il coordinatore del Comitato Tecnico Scientifico del Governo, il professor Alberto Villani, anch'egli componente del Comitato Tecnico. Eh, e anche componente del comitato di esperti istituito qui al Ministero, a loro il compito invece di eh, parlare del documento elaborato per lo svolgimento degli esami di Stato in sicurezza. Al termine è previsto uno spazio dedicato alle domande dei giornalisti che eh, si sono prenotati. La parola alla Ministra Lucia Azzolina. Buongiorno a tutti. Ho qui sul tavolo le ordinanze, tre ordinanze, una sulla valutazione, una sugli esami del primo ciclo, la cosiddetta scuola media, e un'altra per gli esami del secondo ciclo, cioè gli esami di maturità. Le stiamo diffondendo, le troverete sul sito del Ministero. Accanto a me ho l'onore di avere il dottor Miozzo e il professore Villani del Comitato Tecnico Scientifico. Sapete che abbiamo lavorato insieme per redigere un documento tecnico sugli esami di Stato. Ci hanno dato una grandissima mano anche le parti sociali che ringrazio e che incontrerò la prossima settimana per redigere insieme un documento complessivo che ci porti agli esami di Stato. Ci tengo a dire alcune cose subito. Come Governo abbiamo ritenuto fosse opportuno fare gli esami di Stato in presenza, però questa decisione deve essere letta a 360 gradi, cioè la dobbiamo leggere su un arco di lungo periodo. Vedete, in queste ultime settimane il governo ha agito cum grano salis, ha agito tenendo chiuse le scuole. Non è stata una scelta semplice, è stata una scelta molto sofferta. Penso che per un ministro dell'istruzione chiudere le scuole sia una delle cose peggiori che possa accadere. Peggio ancora se il ministro dell'istruzione viene dal mondo della scuola ed era una docente, ma la decisione di chiudere la scuola è stata una decisione che io ho assolutamente condiviso. Sarebbe stato molto più facile riaprirle, tutt'oggi sarebbe molto più facile riaprirle, però io ricordo a me stessa tutti i giorni, e la stessa cosa fanno i miei colleghi ministri, che abbiamo giurato sulla Costituzione. E quando si giura sulla Costituzione si pensa a fare il bene comune, non a fare il bene di se stessi. E si prendono delle decisioni pensando al bene comune. Io so che tenere chiuse le scuole è difficile, perché i genitori, le famiglie, gli studenti, l'Italia vuole, vuole ripartire, vuole ritrovare un senso di normalità ed è normalissimo. Sarebbe stato molto più facile riaprire le scuole e dare una mano in più alle famiglie ma il senso di responsabilità ci impone ancora oggi di tenerle chiuse ed è un enorme sacrificio, non è una scelta semplice. Che metodo abbiamo utilizzato in queste settimane? Abbiamo agito con prudenza, con cautela e gradualmente. Abbiamo seguito le indicazioni del Comitato Tecnico Scientifico che ha fatto un grandissimo lavoro insieme al Ministro Speranza che ringrazio. È stata una scelta politica affidarsi a dei dati scientifici. Il decisore è politico, noi ci assumiamo tutta la responsabilità politica delle nostre scelte, ma non lo si fa al buio, lo si fa guardando a dei dati. E ve lo dico, ve lo dico senza giri di parole, tenere le scuole chiuse ha permesso di salvare vite umane. E questo penso che non abbia prezzo. Non apprezzo nel momento in cui noi ci ricordiamo, e io me lo ricordo tutti i giorni, me le ricordo tutti i giorni le immagini delle bare di Bergamo. Quindi, tenere le, chiuse, le scuole chiuse ha salvato vite umane, ha evitato il dilagare del contagio. Adesso, però, inizia una fase nuova, una fase diversa. Così come abbiamo seguito le indicazioni del Comitato Tecnico Scientifico sulla chiusura delle scuole ci siamo assunti la responsabilità politica di chiuderle. La fase nuova che l'Italia si appresta a vivere riguarderà anche la scuola e noi abbiamo da compiere un primo passo, che sono gli esami di Stato. Gli esami di Stato in presenza, il metodo è lo stesso. Abbiamo lavorato con il Comitato Tecnico Scientifico, il dottor Miozzo ci spiegherà dopo il documento tecnico per fare gli esami in presenza in massima sicurezza. E qui ci tengo a rassicurare sia gli studenti sia il personale docente e non docente. Abbiamo agito sempre nello stesso modo, garantire la sicurezza delle persone. Ovviamente esami di Stato in presenza compatibilmente con il monitoraggio epidemiologico delle specifiche aree territoriali che ci sono nel nostro Paese. Veniamo adesso alla spiegazione delle ordinanze. Sono ordinanze definitive con regole chiare su esami e valutazione. Anche qui voglio parlarvi con la massima sincerità. Serviva del tempo per scriverle. Sono atti complessi che necessitano di diversi passaggi e sono atti complessi da scrivere anche quando non c'è il coronavirus, no? immaginiamo ai tempi del coronavirus quanto diventi complesso scrivere atti per i quali abbiamo dovuto di fatti modificare gli esami, sia del primo ciclo che del secondo ciclo. C'è stato un lungo confronto, come giusto che sia, sia dal punto di vista tecnico, sia dal punto di vista politico. Alcune cose le abbiamo già anticipate negli scorsi giorni, in Parlamento, adesso le spieghiamo. Partiamo dalla prima ordinanza che è quella sulla valutazione. È chiaro che in un tempo complesso come quello che stiamo vivendo non potevamo che prevedere un sistema diverso di valutazione. È stato un anno diverso per tutti e un principio anche in questo caso non ci ha mai mai lasciato. E il principio era quello di non lasciare indietro nessuno, nessuno studente doveva essere lasciato indietro. E quindi abbiamo deciso di ripartire tutti insieme a settembre, ma con una valutazione seria. Il ministro dell'istruzione non ha mai cambiato idea su questo. Risale al 3 marzo un'intervista che feci con Annalisa Cuzzocrea di Repubblica, in cui si disse che non ci sarebbe stato alcun sei politico. Le valutazioni ci saranno, saranno serie, le insufficienze saranno riportate nei documenti di valutazione per i nostri studenti, ma gli studenti hanno il diritto di recuperare perché abbiamo attraversato gli ultimi tre mesi abbiamo attraversato una tempesta nel vero senso della parola, io voglio ricordare a tutti che 1,6 miliardi di studenti sono rimasti a casa nel mondo. Quindi se uno studente merita, un voto, quel voto lì sarà dato, ma se quel voto è sotto la sufficienza, io penso che abbia tutto il diritto di recuperare e lo farà all'inizio del prossimo anno scolastico. Resta la possibilità di non ammettere all'anno successivo, sì, ma solo in casi molto circoscritti, che non hanno nulla a che fare con la questione coronavirus. Il primo, laddove il consiglio di classe non ha alcun elemento per valutare lo studente perché lo studente non aveva frequentato nel primo periodo didattico, quindi una mancata frequenza nel primo periodo didattico, quindi quando il coronavirus non c'era impedisce evidentemente la valutazione. In questo caso è necessaria l'unanimità del consiglio di classe nel decidere di non ammettere l'alunno alla classe successiva. La seconda possibilità di non ammissione a tiene al fatto che lo studente abbia ricevuto dei provvedimenti disciplinari gravi, quindi le norme contenute sostanzialmente nello statuto degli studenti e delle studentesse. Esclusi questi due casi, lo studente verrà ammesso e recupererà le insufficienze. La valutazione degli studenti disabili, a cui va il mio più grande abbraccio, a loro e alle loro famiglie soprattutto, avverrà per la disabilità sulla base del piano educativo individualizzato e per i disturbi specifici dell'apprendimento, sulla base del piano didattico personalizzato. Veniamo alla ordinanza sugli esami del primo ciclo, quella che tutti noi conosciamo un po' come la scuola, la scuola media. Anche in questo caso, in Parlamento abbiamo dato delle anticipazioni. E anche in questo caso posso dire che il ministro dell'istruzione non ha assolutamente cambiato idea. Nel decreto di aprile avevamo detto che gli studenti avrebbero prodotto un elaborato. Cosa è cambiato se qualcosa è cambiato? Abbiamo ascoltato le richieste delle scuole. Le scuole ci hanno chiesto di dilatare più nel tempo le procedure di questo esame, che prevederà che gli studenti Scrivano un elaborato, lo discuteranno online con il consiglio di classe e si farà lo scrutinio finale. Avranno più tempo per fare queste operazioni fino al 30 di giugno. È una richiesta giustissima che ci è arrivata dalle scuole e noi l'abbiamo semplicemente accolta e staremo passo passo, passo passo in contatto con le scuole per assisterle e dare una mano a loro. Andiamo all'ordinanza sugli esami del secondo ciclo, la cosiddetta maturità. Allora, anche in questo caso le misure sono chiare. Qui ci tengo a dire una cosa importante: le scuole hanno sempre sofferto il fatto che dal Ministero dell'Istruzione spesso arrivassero dei documenti complessi dove quello che si poteva dire in una riga si scriveva in dieci. Anche qui. Io ho fortemente voluto, insieme ai tecnici del Ministero, che si scrivessero delle ordinanze agili, soprattutto questa del secondo ciclo di istruzione, delle ordinanze agili che non fossero dei manuali infiniti, ma un documento celere, facilmente comprensibile a tutte le scuole. E allora partiamo. Quando iniziano gli esami di Stato? Il 17 giugno. Come si fanno gli esami di Stato? Non ci saranno più le prove scritte, ci sarà un colloquio orale della durata massima di un'ora. Questo colloquio orale prevede, potremmo dire, diverse fasi. La prima è in apertura la discussione di un elaborato sulle discipline di indirizzo che i nostri studenti concorderanno con i loro docenti. La seconda è la discussione di un testo di italiano che è già stato studiato nell'ultimo anno in classe e poi ci sono dei materiali preparati dalla commissione che verranno assegnati agli studenti sul resto delle discipline. I commissari saranno tutti interni, in più lo studente racconterà, spiegherà quello che ha imparato nelle sue esperienze di PTCO, quello che prima veniva quella che prima veniva chiamata l'alternanza scuola-lavoro, e poi ancora le conoscenze e le competenze di cittadinanza e Costituzione. Qui apro una breve parentesi. Non c'è scritto nell'ordinanza, ma qui parlo alle scuole, parlo ai docenti. Mi piacerebbe tanto che i nostri studenti abbiano la possibilità, in quella parte d'esame che riguarda cittadinanza e Costituzione, di parlare di come abbiano vissuto l'esperienza del coronavirus. Perché lo dico proprio nella parte di cittadinanza e Costituzione? Perché credo che le ultime settimane che i nostri studenti hanno vissuto li hanno fatti maturare tantissimo. Forse li hanno resi veramente quei cittadini ancora più consapevoli no? di vivere in un paese che in questo momento sta facendo di tutto per, per proteggerli. È una, è una richiesta, ovviamente non è un obbligo, infatti non è, scritta, non è scritto nell'ordinanza. Abbiamo voluto valorizzare il percorso scolastico dello studente, pertanto gli studenti potranno partire da un massimo di crediti pari a 60 e la prova orale avrà invece valore 40 per arrivare a 100 e chi meriterà prenderà anche la lode. Abbiamo insistito affinché gli esami di Stato fossero fatti in presenza. Perché? Perché è un momento importantissimo, è un momento per certi versi di passaggio, dall'età adolescenziale, se vogliamo, all'età adulta. Qualcuno lo definisce un passaggio rituale. Io penso che tutti noi, me per prima, ricordino il momento dell'esame che hanno vissuto. Io lo ricordo come uno dei momenti più belli della mia vita mai mi sarei sentita di togliere questo momento ai nostri studenti, a maggior ragione in un'Italia che sta ripartendo, questi esami lo ricordo saranno fra circa un mese. Quindi io mi aspetto adesso dagli studenti, e qui parlo a loro, un massimo senso della responsabilità. Studiare serve a se stessi, non serve per il voto, serve per costruire il proprio futuro in un'Italia che oggi ha ancora più bisogno di loro, come giustamente anche lo stesso Presidente della Repubblica ha sottolineato, noi abbiamo bisogno di studenti preparati che andranno a studiare o andranno a lavorare e l'esame di Stato è il passaggio verso quella vita, se vogliamo, più adulta. Quindi invito loro ad essere responsabili e a vivere con serenità quel momento, perché sarà un momento molto importante. Come dicevo, abbiamo scritto insieme al Comitato Tecnico Scientifico questo documento che è fondamentale per garantire gli esami di Stato in presenza e dico solo un'ultima cosa, voglio ringraziare tutto il personale scolastico, i dirigenti scolastici, i docenti, il personale ATA, ma anche tutti quelli che lavorano negli uffici scolastici regionali e negli ambiti territoriali. Adesso inizia una nuova sfida. Inizia la sfida degli esami di Stato, ma inizia anche la sfida di riportare tutti i nostri studenti a scuola a settembre. E questo prevede un ITER, un ITER lungo che è fatto di tantissimi atti e gli uffici scolastici regionali so che saranno oberati di lavoro, quindi il mio ringraziamento va soprattutto a loro. Adesso eh, lascio la parola al dottor Miozzo e al professor Villani, li ringrazio ancora. Dico un'ultima cosa, abbiamo anche stipulato una convenzione con la Croce Rossa, che ringrazio e ci darà una mano sia per gli esami di Stato sia per la scuola che sogniamo per settembre. Grazie professor Miozzo. Grazie, grazie Ministro. Eh, devo dire che per noi è stato eh, un onore e un grande, una grande sfida lavorare con, con, con i suoi colleghi, con i colleghi del Ministero dell'Istruzione e studiare tutte le possibili eh, valutazioni, fare tutte le possibili valutazioni per consentire che quello che avverrà dal 17 di giugno sia veramente uno dei momenti più belli della vita di un giovane, di uno studente. Ed è in quella dimensione che noi ci siamo eh, impegnati, in quella dimensione per la quale abbiamo lavorato cercando di comprendere come la scuola deve tornare ad essere il luogo dove poter passare uno dei momenti più belli della propria vita e quindi una scuola che non debba essere un momento di ansia, di incubo, una scuola dove si possa andare in tutta tranquillità, in tutta serenità, avendo fatto e preso tutte quelle precauzioni necessarie a ridurre il rischio di trasmissione. Quindi il Comitato ha lavorato con tutti i suoi tecnici, con tutti i colleghi per analizzare tutto il percorso, il processo, dalla partenza da casa fino all'istituto. Ci siamo preoccupati eh, dell'analisi del percorso. Parliamo in fondo nel complesso di quasi un milione di persone tra studenti e accompagnatori e quindi forse anche di più. Per noi il, i trasporti sono uno dei problemi più importanti, ecco perché ci siamo preoccupati di dare alcune indicazioni e, e, e quindi accompagnare dal momento dell'uscita di casa fino alla scuola. Arrivati alla scuola abbiamo cercato di immaginare quali siano... I percorsi più idonei, i percorsi che riducono anche qui, in qualsiasi momento del tuo ingresso, del tuo stazionamento all'interno di quella scuola che conoscevi in una maniera ordinaria, improvvisamente la vivi in una maniera straordinaria. Quindi cercando di farti ritornare a vivere la tua scuola nel modo più normale possibile. L'uso della, della mascherina per lo studente e l'accompagnatore è una condizione, abbiamo raccomandato di usare la mascherina di comunità, quella mascherina che, che non deve necessariamente essere quella, quella mascherina che vediamo alla televisione usata dai medici, quelle che hanno quegli acronimi complicati, FFP2, FFP3, deve essere semplicemente una mascherina. Fatta, prodotta anche in casa in una maniera intelligente che ti protegga e che ti consenta di proteggere te stesso e proteggere gli altri. Eh, L'obbligo della mascherina è importante dall'uscita di casa fino all'ingresso nella scuola, fino al percorso che tu farai all'interno della scuola. Eh, abbiamo immaginato dei percorsi in modo che le, eh, eh, non, non ci siano incontri incontri di numerose persone uno dei grandi rischi in questo momento sono le aggregazioni è l'aggregazione delle persone che, si, eh, che possono incrociarsi possono venire a distanza ravvicinata abbiamo fatto un, un mantra del distanziamento sociale e questo mantra va mantenuto perché allo stato dell'arte con le conoscenze che abbiamo eh, oggi il distanziamento, il distanziamento, la distanza fisica e la protezione delle vie aeree è, e la disinfezione, la pulizia delle mani soprattutto sono le vere medicine. Fino a quando ci sarà un vaccino che ci traghetterà nell'era post coronavirus, queste sono le vere e uniche medicine che abbiamo a disposizione per l'intera comunità. Quindi distanziamento, le distanze di sicurezza, la disinfezione delle mani, l'uso della mascherina. I luoghi quando entri nella scuola faremo in modo, abbiamo dato delle raccomandazioni affinché ci siano quindi dei passaggi dedicati, laddove è possibile un ingresso e un'uscita destinati, laddove non è possibile fare semplicemente attenzione che non ci sia eh, l'intasamento dell'ingresso della scuola. E questo è abbastanza facile perché anche qui abbiamo raccomandato che eh, il ragazzo, lo studente e la studentessa arrivino pochi minuti prima il loro esame, quindi ci sia una programmazione dell'arrivo dello studente, della studentessa e dell'accompagnatore. Eh, eh, in questo modo eh, arriveranno in piena sicurezza, faranno tutte le procedure che devono fare di identificazione, quelle amministrative, fino al momento dell'esame. Il momento dell'esame sarà in presenza, sarà con una commissione, abbiamo raccomandato che ci sia un distanziamento di sicurezza tra lo studente e la commissione, almeno due metri. Due metri è una misura importante che ci dà, ci dà tutte le garanzie. Perché eh, affinché qualu in qualunque situazione, in qualunque momento, ci sia la pratica impossibilità di una possibile contaminazione. Eh, abitualmente usiamo come metro di eh, indicatore di sicurezza un metro, questo non ce lo siamo inventati, è un indicatore della comunità internazionale, dell'Organizzazione Mondiale della Sanità. In questo caso abbiamo dato come indicazione di sicurezza, nel principio della massima sicurezza dei nostri studenti e degli operatori del mondo della scuola, di avere un distanziamento di due metri. Abbiamo convenuto che è immaginato che durante l'esame lo studente possa abbassare la mascherina, se ovviamente lo studente rimane seduto con un distanziamento permanente per tutta la prova orale di due metri dalla commissione. Eh, ci siano momenti di sanificazione, quindi la possibilità di dispenser di eh, disinfettanti per la pulizia delle mani. Dopodiché l'esame deve essere quel bel momento di cui lei Ministro parlava, il momento indimenticabile della nostra vita. Ovviamente sarà viziato da un contesto non abituale, dovremo abituarci ad immaginare che non ci sarà la festa che tante volte abbiamo eh, voluto e visto, io, tutti quanti noi l'abbiamo fatto. Quella festa sarà rimandata probabilmente di qualche mese in attesa di, di, di una nuova situazione. Ecco, queste sono sostanzialmente le raccomandazioni che abbiamo dato, nulla di particolare, grande attenzione agli operatori della scuola, ovviamente anche per loro una serie di raccomandazioni che sono quelle eh, di, di, di uso abituale eh, che noi facciamo per tutti gli operatori del mondo del lavoro. Non solo la scuola, la scuola non è un ambiente speciale o particolare, lo è speciale per altri aspetti, però dal punto di vista dell'operazione dell e del lavoro è un ambiente eh, tradizionale, un ambiente analogo a tanti altri, a un museo piuttosto che a un luogo di commercio se volete. Quindi, eh, dobbiamo semplicemente raccomandare che ci sia molta attenzione per chi è dedicato alla pulizia, che vengano rispettate e fatte e seguite le operazioni di pulizia. Per pulizia significa l'igiene ambientale, la, la, la pulizia con abituali disinfettanti eh, delle maniglie, delle porte, del, dei, dei luoghi di igiene eh, abituale. Eh, non, non, non oltre e non cose particolarmente sofisticate. La disinfestazione, l'igienizzazione, quella con le grandi macchine, è dedicata solo eh, nel momento in cui dovessero essere identificati dei casi di coronavirus per cui si rendesse necessaria la bonifica ambientale, ma se questo non avviene come non avverrà nella stragrande maggioranza dei casi la pulizia e l'igiene abituale sarà quella che viene, viene richiesta. Detto questo, un grande augurio, anche e aggiungo un aspetto che secondo noi è molto importante, questo per noi, anche per noi Comitato Tecnico Scientifico, sarà indubbiamente un test, perché come lei ha detto Ministro, noi, noi stiamo con i suoi colleghi, con il suo Ministero, lavorando già da tempo per immaginare la riapertura di settembre. Il test degli esami sarà importantissimo. È un, è un test particolare perché riguarda una piccola quota del mondo degli, del, degli studenti, del mondo del lavoro della scuola, eh, però è un test importante per farci capire bene come ritornare nella logica della riapertura. E da, da domani stesso eh, con i suoi colleghi e con i tecnici del comitato cominceremo a lavorare per garantire che entro pochi giorni venga definito e stabilito quel protocollo di sicurezza che garantirà un ritorno sereno tranquillo a settembre se le evoluzioni Ovviamente, noi nel frattempo monitoriamo quella, quella incredibile curva epidemica, monitoriamo quei parametri che per noi sono fondamentali. Eh, tutti abbiamo ormai anche qui un altro mantra, l'R con zero oppure, o R con T, l'indice di trasmissione, lo guardiamo ogni momento della nostra giornata. Per il momento siamo relativamente ottimisti e, e quindi lavoriamo per quello. Un'ultima cosa mi ero dimenticato, e poi. Eh, Se lei è d'accordo, eh, il professor Vilani farà le sue considerazioni più scientifiche. Il Comitato Tecnico Scientifico, se lo ritenete opportuno, assisterà, sarà qui anche fisicamente con alcuni suoi membri durante il periodo delle prove di esami per riscontrare, eventualmente assistere e rispondere a eventuali quesiti, questioni di carattere puntuale che dovessero venire dal, dal, dalla periferia, dalle aree, dalle strutture periferiche, in ausilio e in supporto a, una, a quella task force che già eh, autorevolmente sta lavorando. In in questi momenti ci sentiamo di, di essere una squadra unica e siccome avete fatto un bel lavoro, noi siamo veramente felici e onorati di partecipare al, al difficile straordinario lavoro che dobbiamo portare a termine. Dobbiamo vincere questa scommessa e sono sicuro che la vinceremo tutti insieme. Grazie, grazie veramente dottor Miozzo. Lascerei la parola al professor Villani. Buongiorno a tutti. Beh, il, il dottor Miozzo, che non a caso è lui il coordinatore della nostra, del nostro comitato tecnico-scientifico, penso che abbia illustrato in maniera completa eh, quello che avverrà e anche i principi che ci hanno ispirato. Eh, a me non tocca altro che ribadire eh, l'importanza di... Eh, rispettare quelle che sono delle regole che ormai ci accompagnano da tempo. Effettivamente dobbiamo sempre ricordarci della presenza del coronavirus e quindi quello che sta accompagnando le nostre giornate da tempo, il distanziamento fisico, perché preferiamo chiamarlo fisico e non sociale, perché è proprio distanza fisica. E l'igiene delle mani, l'indossare la mascherina quando e se serve, e mi ha fatto molto piacere quanto rimarcato dal dottor Miozzo: ossia è una protezione, ma non è un presidio sanitario, e il rispetto di quelle che sono le norme igieniche. Attenendoci a questo, un momento importante come quello dell'esame dell di maturità, che è per noi tutti stato un momento fondamentale della vita, potrà essere svolto, certo compatibilmente con quella che è la situazione, ma nella tutela, garanzia della salute, eh, del, eh, della possibilità di eh, operare in presenza in piena sicurezza. Questo sia per gli studenti, per gli operatori della scuola e per le famiglie. Anche qui, grazie a tutto ciò che è già presente come normativa, come regole di buona pratica scientifica, con tutto ciò che è stato fatto dall'Istituto Superiore di Sanità, dall'INAIL e da tutte le istituzioni che ci stanno accompagnando in questo percorso, eh, quello che è stato scritto eh, in questo eh, protocollo è garanzia di eh, sicurezza in termini di salute. Quindi rispettando quelle che sono delle norme semplici, che ormai già conosciamo molto bene, eh, tutti potranno stare sicuri e tranquilli. Grazie, grazie mille professor Villani. So che ci dovrebbero essere delle domande da parte dei giornalisti. Allora, prima domanda. Leonardo Rossi del Tg3. Buongiorno Ministra, mi, mi sentite? Sì, la sentiamo, buongiorno. Salve, senta, una domanda. Eh che appunto mh, volevamo farle. A settembre che cosa ci dobbiamo aspettare? Allora, per settembre noi stiamo già lavorando, come diceva prima il dottor Miozzo, il metodo sarà lo stesso, giungeremo alla scrittura di un documento tecnico, scientifico che chiaramente immaginerà diverse ipotesi, perché adesso non abbiamo la sfera di cristallo per quello che sarà lo scenario epidemiologico di settembre, quindi noi dobbiamo immaginare tutte le diverse possibilità. Avendo in mano poi questo documento, e lo stiamo già facendo, lavoreremo con gli enti locali, con le associazioni di volontariato che io ringrazio. Con le scuole perché ci stanno arrivando tante proposte per settembre, con il comitato tecnico che è il Ministero dell'Istruzione ha, ah, che è un comitato composto da 18 persone che ringrazio tutte ad una ad una, il professor Bianchi che lo guida e tutte le altre 17 sono professionalità del nostro Paese. Io farò la sintesi rispetto alle diverse proposte. Che stanno già arrivando e ci stiamo già lavorando perché il nostro obiettivo è quello di riportare gli studenti a scuola. Sarà una scuola nuova, una scuola diversa rispetto a quella che abbiamo sempre conosciuto. Se posso, sarà forse l'occasione per migliorarla questa scuola. Non dico per avere la scuola dei miei sogni, però sicuramente per migliorarla sì, insieme a tutti quanti perché quando si parla di scuola. Si parla del Paese, quindi tutti gli stakeholders interessati avranno un ruolo e avrà un ruolo importante il territorio, avranno un ruolo importante le, importanti le autonomie scolastiche, perché è chiaro che il Ministero dell'Istruzione darà una cornice, ma poi le istituzioni scolastiche sono tante, i territori sono diversi, quindi ci attiveremo con loro per riportare i nostri studenti a scuola. Alessandra Lemme, agenzia La Press, se ci sente. Eccoci qua, mi sentite? Sì, la sento, buongiorno. Buongiorno, Ministra. Senta, a proposito del ritorno in classe che tutti ci auguriamo a settembre e delle modalità, le vedremo poi. Per quanto riguarda i programmi, gli studenti, più o meno di or ogni ordine e grado, sono andati avanti in questo periodo nonostante le difficoltà, inevitabilmente i programmi sono rimasti, tra virgolette, indietro. Allora mi chiedevo, ci sarà una eh, rivalutazione anche dei programmi per fare in modo che chi riparte eh, potrà in qualche modo prevedere alla scuola del prossimo anno anche un, un aiuto sulle lacune che inevitabilmente si sono create? Grazie per la domanda, la sua domanda mi permette di chiarire un concetto che probabilmente in Italia non è ancora chiaro, il programma è una parola vetusta, esistono le indicazioni nazionali, esistono le linee guida, così si insegna ai nostri studenti, se fosse necessario immaginarlo per il prossimo anno scolastico eventualmente rimetteremo mano anche a quelle, ma solo se fosse necessario. Però la parola programma ormai non, eh, non esiste più sostanzialmente, esistono, esiste un'idea ben più ampia della scuola che parla di competenze, che non parla più soltanto di conoscenze, esistono delle indicazioni nazionali bellissime, sono testi dove ritroviamo eh, la pedagogia, ma ritroviamo tutto quello che serve alla crescita. Della persona, perché la scuola serve a questo, non è un, eh, come dire, un travaso di conoscenze che viene fatto, lo studente non è un imbuto da riempire di conoscenze, è ben altro. Quindi, se dovessimo rivedere quei documenti, eventualmente lo faremo anche, ma questa non è una cosa. Uh, che possiamo decidere adesso perché dipenderà esattamente dalle decisioni che prenderemo via via nelle prossime settimane per settembre però è importante che non si pensi che lo studente sia un imbuto da riempire con delle conoscenze con dei programmi grazie allora prossima domanda eh, Gianna Fregonara del Corriere della Sera buongiorno avrei una domanda per la ministra e una per il dottor eh, Miozzo anche eh, sempre riguardo settembre eh, Immag si possa immaginare che se la situazione epidemiologica sarà diversa da regione a regione, ci siano ehm, aperture differenziate, o meglio, eh, regioni in cui si vada a scuola regioni in cui si faccia la didattica a distanza o altre forme di, eh, so che ci fa, di, di, di didattica eh, che saranno eh, che ci presenterete quando presenterete il, il programma per settembre. E poi, eh, se eh, lei ha parlato delle associazioni di volontariato, che cosa eh, con le quali anche state lavorando, per che cosa queste associazioni di volontariato e se potranno essere inserite nel curriculum eh, per l'anno prossimo delle, delle, delle novità, state pensando, rimodulando, so, rimodulando eh, gli orari e, le, le insomma, e, e le, la struttura dell'anno. E... Dal dottor Miozzo volevo capire se, eh, eh, lei ha detto che questa è la maturità, è un grande test in vista della riapertura, quindi queste misure di sicurezza, le mascherine, la distanza di, di due metri, sono eh, le altre misure, che i percorsi differenziati che ci ha spiegato, il divieto di assembramento davanti a scuola, sono misure che lei immagina che si dovranno eh, usare anche a settembre e come si fa con tutti gli studenti o que quelli che potranno tornare in classe? Grazie. Eh, grazie dottoressa Fregonara. Mm, guardi, le associazioni di volontariato lavorano già le, con le nostre scuole. Io penso a tutte le esperienze, per esempio, di PTCO che i nostri studenti fanno. È evidente quello che dicevo prima, noi a settembre dobbiamo immaginare una scuola ancora più aperta rispetto a quello che è già in alcuni territori. Quindi coinvolgeremo tutti gli stakeholders che sono presenti nei territori e che possono farci immaginare una scuola diversa, una scuola nuova, non una scuola che sia necessariamente chiusa nell'edificio al quale siamo abituati a vedere la scuola. E su questo tengo a dire un'altra cosa, a proposito di edifici scolastici e di edilizia scolastica, noi acceleriamo tutte le procedure, sono partiti duemila cantieri, la chiusura delle scuole adesso serve a fare tutti, anche a fare tutti quei lavori, ne approfittiamo di fatti, che dovevano partire, abbiamo tanti, tanti, tantissimi soldi stanziati che potranno essere spesi. Ecco, rimettere in sicurezza le nostre scuole, ma pensare ad una scuola che non nasca hic et nunc solo nell'edificio scolastico è la sfida che abbiamo per settembre. Rispondo, a, sì, a, rispondo alla, alla domanda quali saranno le misure a settembre. È eh, una gran bella domanda, mia cara eh, dottoressa. E, eh, il problema è che dobbiamo immaginare e inventarci un percorso che non è previsto in alcun, eh, in alcun testo di, di, di preparazione e di organizzazione. Stiamo sperimentando formule di aggregazione studentesca mai viste nella storia. Già, se adesso guardiamo quello che fanno in altri paesi del lontano Oriente, vediamo delle cose ogni tanto delle, delle immagini che sono decisamente preoccupanti per come qualche altro paese sta immaginando. Noi dobbiamo inventarci un nostro percorso sulla base dell'analisi seria, eh, professionale delle conoscenze scientifiche che abbiamo, che, che, che non sono nemmeno codificate, perché anche queste sono conoscenze scientifiche che scopriamo di giorno in giorno, quindi sulla base di queste conoscenze, sulla base degli indicatori che abbiamo, sulla base delle esperienze che stiamo facendo, il test di giugno sarà certamente importante, il test di giugno è un test, a, a settembre abbiamo tutti gli studenti della scuola, tutti gli studenti arri che arriveranno, magari diremo... Fate entrare alle 8 le prime classi, alle 8.20 le seconde. Sto inventando, sto dicendo cose che faranno parte del, del, dell'elaborazione del prossimo del, del lavoro che stiamo facendo col Ministero. Ci inventeremo dei percorsi, daremo dei suggerimenti per ridurre il numero degli studenti all'interno delle classi. Inventeremo insieme ai, ai tecnici del mondo della scuola ipotesi per ridurre quella possibilità. Eh, le indicazioni, del, del, delle indicazioni epidemiologiche dell'andamento ind del, dell dell'epidemia della, dell ci daranno anche altri parametri. Adesso stiamo aprendo i musei, stiamo aprendo i ristoranti, stiamo aprendo le spiagge, stiamo tentando di tornare ad una sorta di normalità che ci, metterà, ci confronterà a quel riavvicinamento sociale che era nelle nostre abitudini quotidiane. Anche lì dovremo vedere quali effetti, fra un mese, fra due mesi, quali effetti ci saranno con la riapertura dei ristoranti, con la riapertura delle spiagge. Ci auguriamo che quegli effetti siano quelli che auspichiamo, altrimenti dovremo riadattarci. Ecco perché l'esercizio sarà un esercizio di studio continuo, di ipotesi e di eh, definizione di programmi che dovranno essere adattati in corso d'opera. Prossima domanda, Ilaria Venturi della Repubblica. Un attimo, che non si sente. Mi sentite? Sì, buongiorno. Buongiorno, Ministro, buongiorno a tutti. E riprendendo mm. l'ordinanza sulla valutazione, quando lei parla di recupero, eh, si parlava sempre in vista di settembre, di un recupero dal primo settembre per chi dove aveva delle insufficienze. Eh, ci avete già pensato rispetto alla partenza della scuola, sia per il recupero sia complessiva. Le regioni avranno comunque il potere di decidere come adesso eh, l'avvio dell'anno scolastico oppure... Pensate di derogare e avete in mente una partenza o scalionato per tutti. E sempre sulla valutazione che riguarda la scuola primaria, mi pare di capire che vengono confermati i voti numerici e non i giudizi. E questa decisione eh, sarà confermata anche in sede di decreto, di conversione del decreto eh, a giugno, i primi di giugno, oppure potrebbe cambiare? Perché le pressioni che vengono dal mondo della scuola, ma anche all'interno della sua maggioranza, sembrano abbastanza. Mh, Insomma, ci sono e quindi, magari, probabilmente non in un'ordinanza, ma potrebbe ascoltarle in sede di decreto, dipende dalla sua ovviamente linea di pensiero. E infine, se posso, se sulla maturità chiede: eh, temo una fuga dei commissari, perché già adesso le regioni hanno difficoltà a, a convocare i presidenti. Grazie. Allora, ho segnato le domande. Andiamo per ordine. Con le regioni stiamo lavorando insieme ed è una competenza delle regioni insieme al Ministero dell'Istruzione quella di stabilire la data di inizio del prossimo anno scolastico che non va confusa con il recupero degli apprendimenti. Quindi con le regioni decideremo quando ufficialmente inizierà l'anno scolastico, quindi la data da calendario, che non deve essere confusa con il recupero degli apprendimenti perché quelli potranno... Iniziare ad esserci già dal primo di settembre, come abbiamo scritto nell'ordinanza. Ma ribadiamo: sono due cose diverse. Per quanto attiene alla questione giudizi alla scuola primaria è una questione complessa. Anche lì non bisogna agire per approssimazione. Se c'è stata una discussione politica anche nella legge 107 sulla buona scuola che ha tradotto, si è tradotta poi nel decreto legislativo numero 62 del 2017. Se dovessero esserci i giudizi o i voti numerici, è stata una discussione lunga negli scorsi anni. Non potevamo adesso, nel giro di un mese, stravolgere una cosa così importante che ha bisogno di meditazione. Quindi ci penseremo tutti insieme, con i compagni, con gli amici della maggioranza e capiremo per il prossimo anno scolastico se agire, ma queste sono cose che hanno bisogno di meditazione, che non possono essere cambiati ex abrupto come se nulla fosse. Per quanto attiene le commissioni, eh, c'è un monitoraggio in corso delle domande che i commissari stanno facendo, presentando per essere poi presidenti, eh, presidenti di commissione, e io sono assolutamente certa che avremo tutti i presidenti di commissione eh, al loro posto per fare gli esami di Stato, perché come giustamente diceva prima anche il dottor Miozzo, l'Italia sta ripartendo in maniera graduale, ma sta ripartendo e gli esami di Stato sono il 17 giugno, quindi a meno che non dovessimo assistere a una curva epidemiologica che sale, con dei contagi che salgono, eh, io penso che i nostri studenti abbiano tutto il diritto di fare gli esami di stato in presenza e sono assolutamente certa che la scuola di certo non si sottrarrà a un dovere importante, qual è quello di traghettare i nostri studenti verso il futuro. Altra domanda, eh, Fabio Giuffrida di Open. Sì, Ministra, buongiorno. Ho qualche domanda per lei e per Villal. La situazione epidemiologica attuale è decisamente confortante, però non sappiamo cosa succederà da qui a un mese, manca appunto un mese fino al 17 giugno. Qualora le cose dovessero cambiare, cosa potrebbe accadere anche da regione a regione, visto che ancora non abbiamo nemmeno i risultati ecco, della, eh, della fase 2, rischiamo di... Fare in parte una maturità a distanza, c'è un piano B. E poi le chiedo ministra: ma se abbiamo studenti che sono entrati in contatto a contatto con un soggetto positivo, come ci comporteremo? Ehm, una domanda che volevo fare invece a Villani riguarda la notizia eh, di un sindaco eh, nel Piemontese, in un comune in Piemonte, che ha voluto riaprire tre scuole: insomma, sfidando poi il veto della, della ministra. Eh, come replicate, cosa ne pensate? L'ultimo dubbio che ho invece riguarda la mascherina. La mascherina va utilizzata o non va utilizzata durante l'esame di stato, durante la maturità? Eh, grazie, le sue domande sono tutte utilissime perché ci permettono di chiarire degli aspetti che al momento non avevamo chiarito. Eh, come dicevamo, da qua al 17 giugno manca un mese, un mese in cui verrà fatto un monitoraggio costante. Eh, insieme al Ministro Speranza, chiaramente, di come andrà il contagio nelle regioni. Nell'ordinanza noi abbiamo già previsto, chiamiamola un po' una clausola di salvaguardia, che ci permetterà laddove dovesse cambiare la situazione sanitaria o laddove già oggi fosse un po' incerta, di fare gli esami anche a distanza. Saranno i dirigenti preposti agli uffici scolastici regionali ove necessario ad attivare esami di Stato in modalità telematica. Quindi noi abbiamo pensato, così come dicevamo no, per settembre, pensare a tutte le diverse opzioni, la stessa cosa eh, ragionevolmente abbiamo fatto per gli esami di Stato. Lascio la parola a lei, professor Villano. Allora, per quanto riguarda la prima domanda, quella del sindaco piemontese, eh, c'è un comitato di esperti proprio eh, voluto eh, dal ministro Azzolina dell'istruzione per elaborare delle proposte, c'è un grande lavoro fatto anche col ministro per le pari opportunità e la famiglia, l'onorevole Bonetti, per eh, il lavoro della sottosegretaria con delega all'età evolutiva e all'infanzia, che è l'onorevole Zampa. E c'è proprio questo comitato di esperti che sta cercando di elaborare tutta una serie di soluzioni che garantiscano al di là eh, delle, della frequenza scolastica anche delle opportunità per i bambini. E quindi tutte quelle che sono delle idee o delle proposte e quindi benissimo anche quella del sindaco sarebbero eh, oggetto di eh, confronto eh, e, e oltretutto sarebbero senz'altro delle opportunità per costruire insieme delle soluzioni. Quello e eh, penso che lei si trovi perfettamente d'accordo con me che non va bene e che si contravvenga a delle leggi, a delle norme a delle circolari. Questo penso che sia inaccettabile e, e quindi eh, da parte mia personale, ma anche credo del Comitato Tecnico Scientifico, eh, ma penso anche sua, eh, c'è eh, lì la giusta eh, idea di evitare che ognuno faccia per conto proprio, ma soprattutto disattendendo delle norme e delle leggi. Per quanto riguarda eh, la mascherina, il dottor Miozzo ha già ricordato, ma eh, è giusto risottolinearlo, ma e fa piacere risottolinearlo. Quando non serve non serve, vede, noi adesso non la stiamo indossando perché stiamo a quella che è considerata una distanza di sicurezza. Eh, per quanto riguarda l'effettuazione dell'esame, si è parlato dei due metri proprio per garantire anche momenti particolari. L -l quello che c'è stato sottolineato da chi è molto esperto in questo è che se si alzano contemporaneamente un membro della commissione e lo studente si potrebbero avvicinare. Quindi, se si sta a solo un metro, non c'è più la garanzia di rispettare quella che è la minima distanza. Quindi, laddove non serve, non va indossata. Se uno studente si sente maggiormente libero senza mascherina, deve avere l'opportunità di poter fare l'esame, ma non le nascondo che in questo c'è stato da guida il rispetto dei, eh, degli studenti eh, non udenti, eh, per i quali invece il movimento delle labbra è fondamentale. Quindi partendo da quella che è una necessità speciale abbiamo fatto delle considerazioni generali. Altrimenti, quella che va indossata è la cosiddetta mascherina di comunità, che, come è stato spiegato, può essere anche fatta a casa, ossia una barriera tra le proprie vie aeree e quelle degli altri. Questo impedisce la dispersione di, delle ormai note eh, goccioline di flughe, che altro non sono che della saliva che può entrare e formare una sorta di aerosol mentre parliamo, e quindi questo può rappresentare un rischio. Allora, avere la mascherina serve a questo, ma va indossata quando e se necessario. Grazie professor Villani, io ringrazio lei, ringrazio il dottor Miozzo per la grandissima disponibilità, ringrazio i giornalisti per le domande che ci sono state fatte e auguro un grandissimo in bocca al lupo ai nostri studenti. Buon esame di Stato a tutti, grazie.